Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti per questo nuovo gameplay di Pokémon Light Platinum, qui con il vostro Vale93 Bar. Allora, l'ultima volta abbiamo preso due Pokémon, quindi credo di non avere Pokéball nello zaino. Vediamo se sbaglio. Spero di sbagliarmi. Pietratuono, Super Pozione, Latte Mumumum. Poi abbiamo un Ultra Ball, Centripugno, Furto. No, diciamo che non abbiamo nulla di interessante, però vediamo un pochettino andando avanti che cosa troviamo, che magari altri Pokémon possiamo tranquillamente trovarli, anche perché in questa zona secondo me posso trovare già qualcosa di utile. Non abbiamo visto nello scorso gameplay che cavolo sta succedendo. Professor Oak, guarda, Kenta, i Feebas sono di stagione. Fico! Ne appaiono molti in questo periodo dell'anno e raramente attaccano le persone. Kenta, che poi sarebbe Gold, penso, dallo sprite. Interessante, proverò a catturarne uno. Oddio, quanti sono? No! È la rivincita dei Feebas e di Splash! Siamo fottuti! Moriremo tutti! Kenta, wow, incredibile! Io amo questi Pokémon. Proverò a catturarne uno. Vai, Pokéball! Bravo, Kenta! Wow, ho catturato un Feebas. Sembra un buon Pokémon. Ti sbaglia alla grande, amico. Professor Oak, aiuto, questo Feebas mi sta attaccando! Professore, la salverò io! E arrivo io, gran figo, col mio Magikarp in testa! Con la velocità pari a quella di un bradipo, svogliato. Carina sta musichetta che non potete sentire. Vai, Charmeleon! Non lo so, lo voglio un Feebas? Non lo so, sinceramente. Boh, nel dubbio, buttiamo una Ultra Ball. Non lo so, sinceramente. Ma sì, dai, proviamo. Vai, Feebas, entra e rimani là, brutto bastardo. Mi hai fatto sprecare un Ultra Ball. Ok, quindi adesso abbiamo anche un Feebas. Wow! Un nickname? Assolutamente no. Grazie. Oh, e Vale. La professoressa... Ah no, sono Vale. La professoressa Jasmine mi ha chiesto di dirti che sta facendo delle ricerche importanti sulla creazione dell'universo e ha bisogno del tuo aiuto. Vuole mostrarti i suoi risultati e nel suo laboratorio in Yellow Town. Grazie, Vale. Ho sentito. L'ho capito. Oh, e questo è il mio nephew? Che vuol dire nephew? Nipote, mi sa? Boh, Kenta. Oh, piacere di conoscerti, Vale. Sembri un allenatore con talento. Spero di incontrarti qualche volta in un incontro. No, penso la stessa cosa di te. Beh, adesso vado. Grazie, Vale, ciao. Ciao. Dai, hanno cambiato Gary con Gold. Non è possibile, non può essere così. Dai, povero. Pietra idrica, oh! Vediamo se posso fare 2 più 2, ragazzi, eh? Dunque, zaino. Lo so che forse sto sprecando una pietra idrica, però se non funziona, se non è come ho sentito, chi se ne frega. Quindi, usa. Sì, è come pensavo, la posso usare su Feebas. Vabbè, prima però, vediamo un pochettino le sue statistiche. Info. Allora, Naive. Quindi ha velocità, difesa speciale. Vabbè, dai, tanto male che vada. Chi se ne frega. Andiamo nello zaino. Usiamo la pietra idrica. Vai. Tanto non avevo intenzione di prendere nessun altro Pokémon che si evolvesse con la pietra idrica. O almeno, penso di no.
Al massimo cambierò Milo Milotic con Feraligatr. Feraligatr deve assolutamente stare nel mio team. Però magari li ho tutte e due, boh, vedremo. Il mio Feebas si è evoluto in Milotic. È una velocità da far schifo, direi. Comunque, vediamo adesso le statistiche. Non ho mai avuto un Milotic. Ah, conosce solo Splash. Fantastico. E niente, ha 11 di attacco speciale, il che è un bene. Sì, mi piace. Mi piace. Comunque, mi manca solo la pietra focaia e posso già fare evolvere Growlithe. Comunque, vediamo di andare alla torre radio, così magari troviamo il professore. Allora. Dunque, spero che mi diano anche delle Pokéball. No, ok, ci sono sempre quei tizi. Comunque, dicevo, spero che mi diano delle Pokéball adesso, perché ho sprecato l'unica Ultra Ball che avevo per avere questo Feebas, che fortunatamente è diventato Milotic, ma solo Splash, di livello 3, quindi fa pena. Fa abbastanza pena, devo dire. Allora, sarebbe anche l'occasione per... no. Vabbè, a sto punto meglio Growlithe. Facciamo allenare un po' anche lui, poverino. Sempre ammesso che riusciamo a trovare qualcuno. Ah, ho anche sbagliato percorso, fantastico. Bidoof, che aveva il verso di Clefairy, l'ho notato, l'ho sentito, nonostante voi non riusciate a sentirlo. Comunque, Growlithe morso. Apprezzo anche il fatto che lo sprite di Growlithe l'abbiano voluto mettere un po' più in alto rispetto al solito. Ok, anche questo è andato. Ehi, ha guadagnato veramente poco. Pensavo che... Vabbè, ci ho provato, ragazzi, mi dispiace. Comunque, siamo già arrivati. Ehi, tu mi dai quel Pokémon? Mi piace, dammelo. Dammelo! Comunque, questo è il laboratorio? Sì. Mi stavo già dimenticando. Ehi là, professoressa. E dov'è il professor Rock? Oh, eccolo! Come caspita ho fatto ad arrivare prima di lui? Vabbè. Ciao, professor Rock, benvenuto nel mio laboratorio. Oh, grazie, professoressa Jasmine. Vale mi ha detto di venire qui velocemente, quindi sono venuto per sapere della tua ricerca. Sì, professore. Con l'aiuto di Vale sto studiando le scritte antiche sulla creazione dell'universo. Dicono che Arceus ha creato il mondo e tutti i Pokémon. Incredibile! E in relazione con la mia ultima ricerca sul Pokémon DNA, sembra che tutte le specie abbiano lo stesso piccolo tratto in comune. Ma va? Sì, professore. Adesso è tutto ciò che so. Ti manderò tutti i documenti su un CD. Ok, professoressa Jasmine. Vado per la mia ricerca nel centro Azeri. Central City Radio Tower. Lasciami sapere immediatamente se hai qualche problema. Ok. Ottimo. Ah, bel lavoro, Vale. Ho registrato te nella Lega di Zeri. Ora puoi combattere i capi palestra. Ah, bello. E diventare un allenatore potente. Congratulazioni e prenditi cura. Il team Steam è ancora alla tua ricerca. Oh, grazie. Mi dai qualche Pokéball gentilmente? Mi servirebbe. Mi servirebbe proprio. Bastardi, datemi quelle cazzo di Pokéball. Lo so che ne avete una e non volete darmela. Bastardi. Vabbè. Poco male. Vediamo se è cambiato qualcosa nel frattempo. Credo proprio di no. Perché ve l'ho detto, ragazzi. È importante. È molto importante ogni volta cercare dappertutto, parlare con tutta la gente del mondo.
Ciao figliolo, ciao. Vabbè, credo che qui non ci sia nulla per me. Quindi torniamo a Central City e vediamo di prenderci il nostro starter di seconda generazione, perché penso che il professor Oak ci dia quello come regalo. Visto che della prima generazione ce li ha già dati la professoressa, lui al massimo potrà avere quelli di seconda. Oppure, boh, ci darà una pietra, qualcosa di figo, boh. Ci darà un Mew selvatico, non ne ho idea. Ok, dai, Growlithe, liberiamoci subito di questo Vroomple. Vroomple. Spero che non avveleni al contatto. No, dovremmo star bene. Ok. Growlithe, però che cavolo, non guadagni mai niente. Uffa. Qua, a parte gli allenatori, gli altri Pokémon non danno niente di esperienza. O almeno, così pare. Tu. No, niente da fare. Va bene, allora. Un attimo solo, ragazzi, che devo chiudere la porta. Bene, fatto subito. Allora. Dunque, questo che cos'è? Train station? No, non posso ancora andarci. Dove cazzo sta la? Non mi viene. Radio TV station. Allora, dai, non ho più tempo da perdere. Fatemi andare dal professor Rock. Tu chi sei? In Pokémon Contest you need to be... Non mi interessa. Facile trovare Pokémon nelle caverne. Sì, lo so, i Zubat ogni volta mi assalgono come se non ci fosse un domani. E io per vendetta ogni volta li vorrei uccidere. Oh, ehi, Vale, sono felice che sei venuto al centro di ricerca. Ho un regalo per te, Kenta. È un Pokémon nazionale con cui puoi trovare e registrare i dati dei Pokémon durante la tua avventura. Oh, grazie. Quindi è questo il regalo? Vaffanculo! Volevo un Pokémon! Ah, vabbè, dai, meglio di niente. Vale ha ricevuto il National Dex. Bene, Kent e Vale, adesso con questi oggetti potete andare in un magnifico viaggio attraverso la Lega di Zeri. Buona fortuna a tutte e due. Grazie professore, sono sicuro che mi allenerò tanto. Ciao Vale, un giorno avremo una grande battaglia. Ok, quindi tecnicamente questo sarà il mio rivale forse. Professore, non è che ha un Pokémon per me? Vale, solo guardandoti posso vedere che ha un grande potenziale. E come Pokémon, allenatore di Pokémon... Sto per lasciarti scegliere uno di questi tre rari Pokémon per aiutarti sul... Oh, sì, grazie. Chikorita, no. Non voglio un Chikorita. You don't like the look of that one? No. Oh, fortunatamente in una Pokéball, quindi non gli... Vale, just by... me lo fai... Cyndaquil? No. No, non è che non mi piacciono, è che non li voglio. Bah, finalmente sarà Totodile questo. Vuoi Totodile? Sì. Sì, cazzo, sì. Vale, ha ricevuto Totodile. Fuck yeah, quanto adoro Totodile. Totodile è un Pokémon raro e difficile da incontrare. Solo poche persone ne hanno uno. Sei fortunato. Grazie, professore, finalmente. Allenerò questi Pokémon come se non ci fosse un domani. Piuttosto. Ho fatto partire il tempo, ma no. Certo che no. Ok, vediamo di andare. Questo chi è? Lavora alle mine. Ehi, ma soprattutto questo Shinx così da solo. Non posso prenderlo. Poverino. Allora, tu. No, questo mi ha dato l'amulet coin. Vabbè, e niente.
A quanto pare devo semplicemente allenare i miei Pokémon adesso e provare la prima palestra che non so dov'è. Sì, voglio che curi i miei Pokémon, ti ringrazio. Ah, vero che adesso ho anche Milotic, giusto? Quindi diciamo che avrò un po' da fare nel frattempo. E non lo so, sicuramente ragazzi li allenerò off-screen. Almeno fino a un determinato livello, dopodiché niente. Growlithe è un Pokémon raro. Non mi interessa. Dunque, andiamo a controllare che tipo di Pokémon troviamo da questa parte. Vi va? Ma sì, che vi va. Vediamo. Ah, non ho neanche Pokéball, però. Vabbè, allora. Allora niente, andiamo. Andiamo qua. Tu, Safari Center. Allora, vediamo la zona Safari, già che stiamo. Ok. Tu se mi parli di Roselia ti uccido. Ok, no? Allora, di là si dovrebbe entrare. Sta tipa non so che cosa faccia. Ah, ci sono quattro zone qui. Ok, come il grande classico. Benvenuto alla Safari Zone, puoi andare in una delle due differenti. Due? Marsh o Field? Indietro. Invece questa? Perché sono quattro, ho sentito. Ah, ghiaccio o deserto? Ora come ora mi conviene il deserto perché non ho nessun Pokémon di tipo terra, roccia, cose così. Mentre nella Swamp dovrei trovare acqua. E forse terra, però boh, proviamo deserto. 500? Wow. Però almeno ho avuto 30 Safari Ball. Spero che qua non ci sia il limite di passi. Che cosa? Ah, ok. Amico, tutto bene? Ok. Allora, qui. Oh. Quindi non devo neanche andare nell'erba alta per trovare i Pokémon. Oddio, questo che è? No, ti ringrazio. Allora, sto cercando un Trampic. Se c'è. Anche se fino ad ora non ho avuto molta fortuna. Questi Pokémon non li conosco. Ok, no, qua non dovrei riuscire a trovare niente. Oddio, questo che è? Al verso di un Utut, tra l'altro. Ma che caspita! Ok, no, proviamo altrove. Magari giù trovo qualcosa di meglio. No, sempre sto. No. Ti ringrazio, ma col verso di Utut non ti voglio. Dovrebbe essere tipo acciaio e terra, quel tipo. Ground Pokémon. Sì. Vediamo un po' se sono un po' più fortunato. Eccolo! Me lo sono chiamato. Ball. Bello che lo sprite è completo. Cioè, va anche a lanciare la Pokéball. Non è che fa so. No! Torna dentro. Torna dentro quella maledetta Ball, Trampic. Non ti permettere, sai? Rimani, rimani. Sì. Ok, ottimo. Vediamo. Un nickname? Al momento no. Ok, sono molto molto contento di aver trovato un Trampic. Questo che cos'è? Ma solo questi riesco a trovare qua? Immagino di sì. Qua che cosa abbiamo? Credo che in tutta la zona riesco a trovare solo questi a sto punto. Vabbè, niente, proviamo a prenderne il più possibile a sto punto. A parte che adesso ne ho 5, ma penso arrivino direttamente nel box. E anche questa è andata. Bla bla bla. Un nickname? No. Potrei andare a riprendere quelli là? No. Oh, no, questa è una zona nuova. E c'è quel, quel
Quella roccia di forma fallica lì che tutto mi fa venire voglia tranne che di prendere qualcosa. Devo dire che è estremamente facile, sarà che sono di livello bassissimo. Comunque, sto gioco ti dà la possibilità di prendere un sacco di Pokémon di livello sì basso, però rari, molto rari, già da subito praticamente. Non ho fatto nulla, eppure lanciando una ball li catturo. No, 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 non volevo usare la Safari Ball. Liberati, liberati, Sandile, ti scongiuro, liberati. No, non ne voglio due. Maledizione. Vabbè. No, non voglio dargli un nickname. Non voglio. Ok. Mi sto un attimo. Vabbè. Parliamo con quel tipo, non si sa mai, magari anche qui dentro ti danno delle robe. Un altro Trampic. No, grazie. Trampic diventa Dragoterra, il che lo rende vulnerabile per 4, credo, al ghiaccio, all'acqua e boh, non mi ricordo. Ma quanto sono brutti i versi dei Pokémon sbagliati, cioè il verso di Utut e compare quella sottospecie di talpa lì. A proposito, non ho neanche un coso per pescare. No, non ne ho. Vabbè, torniamo su, vediamo se ci sono dei Pokémon particolarmente rari che dovrei catturare, ma non penso. Niente, li ho presi tutti forse in questa zona. Però, se esco, mi sa che non è nel mio interesse. A sto punto faccio di tutto per sprecare il tempo, visto che nelle altre generazioni era a tempo, a passi. Ah, questo non l'avevo preso, giusto? Mi ero dimenticato. Ah, pure? Sto stronzo. Scraggy. Che cavolo di Pokémon è Scraggy? Sarà terra e bu. Oh! Aveva il verso di. Non mi viene. Vabbè, comunque non era il suo, sicuramente. L'ho già sentito da qualche altra. Anzi, di Doduo, me lo ricordo bene. Shellos. Shellos, entra. Ti ordino di entrare in quella maledettissima ball. Dai! Che cosa guardi? Entra nella ball, t'ho detto. Ma bastardo, a sto punto vattene. Non ti voglio più. Poké Block? Go Near? Vediamo Go Near. Va. E meno male che avevo detto che era facile catturarli qua. Mi sto fregando con le mie stesse mani. Comunque, ho catturato anche questo. Non so che cavolo sia. Shellos, che ha anche la forma della zampa di Doduo, ma com'è possibile? Il suo colore e forme sono differenti da regione a regione. Nella regione di Sinnoh, due tipi sono confermati. Ah, Sinnoh, quindi è di quarta. Sì, quarta. Unima era la quinta, Hoenn la terza, Johto la seconda e Kanto la prima. Quindi adesso l'unico Pokémon di quelli che ho visto che mi manca è quello Scraggy, di cui ignoro sia il tipo che tutto il resto. Eccoti qua, bastardo. Entra nella ball. Ma guardalo! Sicuramente è il più difficile tra tutti a sto punto. Che cazzo guardi? Ball. Ho speso 500 dollari per entrare qua dentro. Non me ne andrò senza un Pokémon. Ok. Bene, direi che sono soddisfatto. Makuhita? Ma che cazzo?
È un altro Pokémon Makuhita, ma vabbè. Probabilmente questi sono gli eroi di chi ha aggiunto sti Pokémon, che ha messo i versi di quelli già esistenti e si è dimenticato di togliere la citazione del Pokédex. Comunque, a sto punto penso di averli presi praticamente tutti. E se non li ho presi tutti, direi che sono difficilissimi da incontrare gli altri. Quindi, vediamo di andare al piano di sotto. Peccato che non ho un amo, se no mi sarei messo anche a pescare a sto punto. Ok. Magari andando nell'erba al piano di sotto incontro Pokémon diversi. Magari, eh. Vediamo un po', vediamo un po'. No, sempre questi. Vabbè. Direi che io ho dato abbastanza, anche se devo ancora terminare il tempo disponibile, andiamocene. Ok, se... Ah no, non posso andarmene? Ottimo! Quindi com'è? Esci? Esci, voglio... Ah, retire. Sì. Ok, dovrei aver avuto tutti i Pokémon? Vediamo. Se mi sono ritirato così a cavolo, mi incazzo, eh. Mi incazzo come un animale. Comunque, poi vedrò un po' anche le altre zone. Anzi, potrei vedere già adesso, volendo. È da qua? Sì. Allora, vale, PC... No, ho sbagliato. Someone PC. Muoviamo. Allora, eccoli qua. Ehi, ma non avevo preso due Sandile. Strano, non mi fa... Ah, eccolo. Eccolo qua. Allora, ho... Sandile lo posso muovere volendo. È meglio tenermi uno spazio libero. Ah, già che stiamo, vediamo un po'. Sommario, vediamo sti Pokémon che cosa... Allora, questo è di tipo ground, ma sono abbastanza sicuro che crescendo diventa acciaio e terra. Ah, Rapigiro, Fangata, Fangosberla e Graffio. E non è niente male in attacco. Questo Sandile... Ah, terra e buio. Commorso, Turbo Sabbia, Fulmisguardo e Ira, anche lui in attacco, eccelle, e in velocità. Shellos di tipo acqua? Ah, che cosa strana. Tra l'altro sa solo Fangosberla e Fangata, quindi magari si evolve in uno acqua e terra. Scraggy è buio lotta? Che cosa strana. Molto strana. Colpo basso, finta, Turbo Sabbia e Fulmisguardo. Non è malaccio, eh? Quest'altro Sandile anche è identico, cambiano solo qualche... Vabbè, per il momento mi tengo solo questi, che poi mi metterò ad allenare come si deve. Allora, non lo so, vogliamo provare a vedere... Nelle altre zone che cosa troviamo? Boh. Anche perché non credo di avere tantissimi soldi a disposizione. Proviamo ad andare di là, ammesso che quel tipo non ci blocchi del tipo non andare di là, ci sono Pokémon forti. Ah no, tra l'altro non c'è. Meglio così. Strada 402. E là? E là? Ok, posso trovare Pokémon differenti a seconda di dove vado. Allora. Continuiamo ad allenare Growlithe? No. Allora. Ehi là. Allora, questo avrà sicuramente i soliti coleotteri. Anzi, no.
Non ho Pokéball, giusto? No, peccato. Quindi anche le vendono le Pokéball, se no mi sarei andato a vedere dall'altra parte dove ho preso Feebas che Pokémon c'erano. Sale livello 17, ottimo. Madonna, quanta esperienza che danno. Cambiamo Pokémon? Proviamo. Però non ho nessuno che abbia attacchi super efficaci, quindi no. Anche se Caterpie al massimo avrà azione, però non si sa mai, non voglio rischiare. Ok, 90. Combi? Credo di aver già sentito parlare di Combi. Oddio, no, non l'avevo mai visto, ma c'era uno che ne ha parlato prima. Comunque, una sottospecie di alveare volante che... Wow. Un altro combi. Sta bene tutto ciò. Bracere ed è fatta. Ok, grande. Ciao ciao. Ok. Fatto. The winner is the one who can take defeat gloriously. Se. Allora, qua. Ehi. I hate bug Pokémon. They're disgusting. On this road, though, the Pokémon are very nice. Là c'è un oggetto. Mio. Deve essere mio. Nel frattempo. Togliti dalle palle. Nel frattempo, vediamo se ci sono dei Pokémon diversi. Carino. Tylo. Come Pokémon volante non deve essere male. Di terza generazione. Vabbè. Però. Ah, caramella rara, non me ne faccio praticamente niente. Vediamo cosa c'ho nello zaino. No, non ho praticamente nessuna Pokéball. Che palle. E mi sa che mi devo andare a rifornire di Pokéball, perché scusami, se alla fine vado avanti nelle zone ma non trovo Pokéball, è inutile. Magari adesso sono disponibili, chissà. Andiamo a controllare. Questo sta continuando a correre come un ossesso. Allora, togliti. Bravo. Antidoto, antiparalisi, sveglia. Che palle! No, non puoi fare niente. Vabbè. E boh. Vabbè, ragazzi, io vorrei tantissimo trovare delle Pokéball perché. Ah, perché mi servono, perché le voglio. Eppure nessuno durante il mio cammino mi ha dato delle Pokéball. Il che è strano. Vabbè. Comunque, ragazzi, io salverei. Sovrascrivere, sì. Quindi, ragazzi, non perdetevi il prossimo gameplay. Ricordate di mettere mi piace, commentare, mettere nei preferiti se volete perché mi aiuta tanto. Iscrivetevi se vi va. E un ciao qui dal vostro Vale93Bar. Ciao! Not bad.